ragazzi, ben ritrovati. Considerazioni di mercato. In questo video mi voglio focalizzare principalmente su quello che sta succedendo in casa Inter. Ci sono stati diversi movimenti in entrata e in uscita, alcuni già ufficiali, altri meno. Sappiamo che a oggi, 30 giugno 2022, l'Inter teoricamente per esigenze di bilancio avrebbe dovuto perfezionare almeno una cessione eccellente. Dubito che avverrà in queste ultime ore, ma comunque nei prossimi giorni la dirigenza nerazzurra dovrà prendere qualche decisione in tal senso. Ci sono già dei giocatori papabili sacrificati e quindi io partirei a parlare di questo per poi arrivare a toccare gli argomenti Lukaku, Dybala, nuovi arrivi anche con un target specifico perché l'Inter si sta concentrando su parecchi giovani, e poi parliamo anche della difficoltà che hanno Marotta e Ausilio anche giustamente a perfezionare certe cessioni che permetterebbero di migliorare e completare la squadra. Prima di cominciare vi chiedo per favore di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la campana degli aggiornamenti. Quella di ieri, 29 giugno, è stato un po' il Lukaku Day, no? Giorno che insomma è stato dedicato interamente al ritorno in Italia del centravanti belga dopo un anno, e questo ha un po' offuscato secondo me le manovre in corso per cercare di perfezionare un'uscita che possa soddisfare a livello economico e di bilancio proprio la situazione dell'Inter. Ci stanno lavorando Marotta e Ausilio. Nelle settimane scorse sembrava che il sacrificato potesse essere Bastoni, poi c'è stato un Paris Saint-Germain che si è fatto sotto in maniera anche molto prepotente per Milan Skriniar, e ora pare, da quello che si legge, che in cambio di una settantina di milioni di euro più o meno sarà proprio Skriniar a lasciare Milano. Sicuramente sarebbe una perdita grave, perché Skriniar, tanto per cominciare, è uno dei migliori difensori d'Europa in questo momento, è una delle certezze dei leader anche dal punto di vista carismatico dei nerazzurri, e chiaramente almeno nell'immediato non sarà facile eventualmente sostituirlo. Però è anche vero che è uno degli asset più importanti e che proprio per questo motivo siamo sempre lì. Quelli forti le altre squadre li vogliono, quelli meno forti invece non li considerano, e di conseguenza probabilmente quello che ha più mercato. Probabilmente fino all'ultimo si cercherà di scongiurare la partenza di Skriniar, provando magari, anziché con una sola cessione, magari a piazzarne due. Si è parlato dell'accoppiata De Vrij-Dumfries. Con De Vrij faresti plusvalenza piena in quanto è arrivato a parametro zero, con Dumfries ne puoi fare una buona perché non l'hai pagato tanto, hai già ammortato un anno di costo del cartellino a bilancio, e comunque lui arriva da una stagione più che discreta, puoi pensare che abbia tanto mercato in Inghilterra. Però al momento il sacrificabile pare a malincuore per i tifosi interisti possa essere Skriniar. Per contro c'è questa grande esaltazione per il ritorno di Lukaku, sul quale io ho qualche dubbio dal punto di vista non tecnico, nel senso che sono consapevole Lukaku in Italia può spostare tantissimo, lo ha dimostrato già nelle due stagioni con Antonio Conte. Tra l'altro, ecco, bisognerebbe capire quanto Conte ha poi influito, no, sul rendimento di Lukaku, perché sul belga il tecnico ha fatto un lavoro mentale e psicologico anche molto importante, però è indubbio che Lukaku queste latitudini sia uno che sa segnare, ma poi ha sempre saputo segnare. In realtà questa cosa che Lukaku non è decisivo, parliamone, non è stato decisivo quest'ultimo anno al Chelsea, ma negli anni dell'Everton soprattutto e anche al Manchester United i suoi gol li ha sempre segnati. Certo, ci si aspettava qualcosa di diverso da un giocatore che comunque negli anni ha spostato tantissimi milioni di euro. Questo sì, ma non stiamo comunque parlando di un attaccante scarso, ecco, per banalizzare il concetto. Un'altra cosa che capisco poco della questione Lukaku è il perché andare su un giocatore che tu non ti puoi permettere. Cioè, leggevo che alla fine
arriverà per 8 milioni di euro più 4 di bonus, prestito secco, a fine stagione andrà al Chelsea, prenderà 8 milioni e mezzo di euro di stipendio, che è tantissimo, meno di quanto gli stava dando il Chelsea, perché lui per tornare all'Inter si è tagliato l'ingaggio, ma comunque tanto per quelle che sono al momento le finanze e le esigenze dell'Inter, e mi domando quanto possa convenire spendere dei soldi su un giocatore che di fatto non è tuo e che a meno che il Chelsea non impazzisce, non potrà diventare tuo neanche il prossimo anno. Non c'è modo che l'Inter soddisfi economicamente le richieste del Chelsea per riprendersi Lukaku a titolo definitivo, a meno che non ci abbiano raccontato balle fino ad oggi sulla situazione finanziaria del club. Quindi io sinceramente sarei andato su un altro profilo, più giovane, con la possibilità che possa ancora migliorare, magari con una formula in prestito con diritto barra obbligo di riscatto, che ti poteva permettere all'Inter di mettersi a posto da qui negli anni a venire. Con Lukaku, ecco, Lukaku giocatore da instant team, ma non so quanto ti possa permettere di ragionare in prospettiva. Magari all'Inter non interessa ragionare in prospettiva in quel reparto. Per me il nome buono era quello di Scamacca, che evidentemente l'Inter o ha preso in considerazione, ma lo riteneva troppo caro, o alla fine in realtà tutto quello che si diceva non era vero, l'Inter non l'ha mai preso in considerazione. Scamacca pare abbia un interessamento molto forte del Paris Saint-Germain. Lukaku ritroverà Lautaro Martinez, una coppia che in passato ha funzionato, e non so quanto possa anche trovare Dybala in nerazzurro, anche perché l'operazione Dybala parallela a quella Lukaku farebbe esporre economicamente parecchio l'Inter, che comunque ha anche altre esigenze in altre zone del campo. Dovrà sicuramente comprare per esempio un difensore centrale, e Bremer è il nome caldissimo in caso di uscita di Skriniar, e di conseguenza lì davanti, dove peraltro c'è anche un problema di un reparto oberato, perché nel momento in cui tu hai già Dzeko, Sanchez e Correa nel roster, è difficile inserirne due nuovi a fianco a Lautaro. Deve uscire qualcuno, ma sono difficili da piazzare. Correa, perché probabilmente vuole rimanere all'Inter a giocare con Lautaro Martinez e eventualmente anche con Dybala nel caso arrivasse, visto che i due sono molto amici fuori dal campo. Dzeko, perché non ha poi tutto sto mercato. Sanchez, perché prende 7 milioni e mezzo di euro l'anno, quindi prima, se ti vuoi liberare di lui, devi dargli la buona uscita, ammesso e non concesso che lui l'accetti. Quindi Dybala, secondo me, si sta guardando intorno per capire se ci sono le possibilità di andare anche da qualche parte, perché rischia veramente di rimanere col cerino in mano. Ripeto, Lukaku non si discute, io, per come vedo io il calcio, avrei fatto altri ragionamenti. Del difensore abbiamo detto, parliamo quindi ancora dei, diciamo, tre giovani che l'Inter va a inserire, anzi in realtà sono due, perché Cambiaso, che fino a poche settimane fa sembrava ormai un passo dall'Inter, potrebbe andare alla Juve, comunque le due società se lo stanno contendendo, sarebbe un ottimo acquisto per l'Inter, che andrebbe a dare profondità di rosa sulle fasce. Cambiaso è un destro che gioca a sinistra, ma può giocare anche a destra, quindi permetterti anche di fare parecchie variazioni sul tema. Ma gli altri due, Aslani, che ha già svolto le visite mediche insieme a Lukaku, quindi anche qua si parla di un Aslani vice Brozovic. Può giocare davanti alla difesa, ma secondo me non ha le caratteristiche da play di Brozovic, è più una mezzala, più un vice Barella, ecco, se vogliamo collocarlo nello scacchiere nerazzurro. Poi che venga schierato magari al posto di Brozovic ci sta, perché lui davanti alla difesa anche a Empoli ha giocato. Per me non è un play. Non è un play puro. E poi classe 2002, ottimo innesto in prospettiva, ma comunque tra una cosa e l'altra è un affare da 15 milioni. Quindi l'Inter si è esposta parecchio, no? Per Aslani. Significa che Marotta e Ausilio, penso più Marotta che Ausilio, che da cosa ho capito è andato a stringere per prenderlo, anticipare la concorrenza, credano in questo ragazzo. Poi c'è la questione Bellanova. Anche lui praticamente ufficiale, sarà l'alternativa a Dumfries o a chi per lui sulla fascia destra. Bellanova è un nome che io vi ho fatto spesso quest'anno, lo sapete, mi piace molto, sarebbe stato uno dei due o tre che io avrei preso dal Cagliari, classe 99, tantissimi margini di miglioramento, e l'Inter se ne è accorta, l'Inter se ne è accorta, lo prende per una cifra
irrisoria, credo sotto i 10 milioni di euro, col Cagliari che ha fatto un affarone perché l'ha preso al Bordeaux a meno di 1 milione di euro. Ottima plusvalenza per i sardi, gran presa per l'Inter con Simone Inzaghi che può valutare un giocatore per certi versi anche molto simile al suo Lazzari, anche con calma perché se non parte Dumfries il titolare ce l'hai, hai Darmian che si può adattare sulle due fasce quindi darti una certezza in più. Per me sono sia lui che Aslani sono due buone prese, Bellanova al plus di un prezzo assolutamente abbordabile e con l'Inter che secondo me è stata molto, molto brava. Un Inter che secondo me ha idee chiare su cosa fare sul mercato, purtroppo è un po' frenato dalle cessioni, perché comunque è vero che in attacco tu devi fare i ragionamenti che dicevamo prima, no? Arriva Lukaku, ok, per far arrivare Dybala ne devono uscire due là davanti, tu devi rimanere con un roster di quattro punte, considerato che all'interno di tutto c'è ancora Pinamonti, che andrà via sì, ma al momento nessuno si è avvicinato alle richieste dei nerazzurri dal punto di vista economico. L'Inter vuole fare un po' di plusvalenza con Pinamonti, lo valutava 20, potrebbe cederlo a 18, al momento il Monza ne ha offerti 12, offerta respinta e no di Pinamonti alla destinazione, quindi non si sarebbe fatto lo stesso, vediamo se va in porto questa trattativa con l'Atalanta, che invece potrebbe stuzzicare a livello di meta, no? Un attaccante come Pinamonti, per me è fortissimo. Se mi dicessero il Toro può prendere Pinamonti, sarei veramente contento. Anche in mezzo c'è un'uscita obbligatoria con Vecino che va a scadenza, quindi tra l'altro si porta via un ingaggio fuori mercato, però comunque devi piazzare almeno Sensi e Gagliardini. Sensi potrebbe andare via, anche per lui si parla di Monza, Gagliardini è difficile da cedere perché ha un ingaggio alto, anche se mi pare vada in scadenza 2023, quindi forse l'estate è giusta, ma prima di fare delle operazioni in entrata una l'hai già fatta e Aslani devi aspettare. Dietro non cambierà molto, arriverà il post Skriniar qualora lo slovacco andasse al Pesce e poi in chiusura di tutto l'Inter ha già definito anzitempo la questione portieri prendendo Nana, vedremo chi farà il titolare tra lui e Handanovic. Io credo che il camerunese sulla carta sia il titolare, vediamo, perché Onana è un portiere con diversi bug e ce ne accorgeremo nella nuova stagione dal mio punto di vista. Quindi questo più o meno è il punto sull'Inter, poi chiaramente con l'evoluzione all'inizio del mercato potranno cambiare tante altre cose, ma al momento la situazione è questa. Ditemi come la pensate con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campana degli aggiornamenti. Ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro!